Guarda questa annata 2016-2017 del Parma neopromosso in Lega Pro e naturalmente auguriamoci con ottimi risultati anche in questa stagione. In partenza un ringraziamento per quanto riguarda gli sponsor che hanno consentito la realizzazione di questa serata, di questa festa che è appuntamento immancabile del Parma Club Traversetolo e iniziamo da Oinoe Città del Vino, poi la Traversetolese e quindi Moretti e Cavazzoni, Pelizzari SRL, Ottica San Polo, poi Re di Pane Montecchio e l'ultimo Fontana Sabbiature, quindi questi sponsor che hanno aiutato il Parma Club Traversetolo alla realizzazione di questa serata, un ringraziamento anche all'amministrazione comunale di Traversetolo che ha concesso questo bellissimo spazio proprio ristrutturato qualche anno fa nel cuore del paese, teatro di tantissime iniziative e entriamo quindi nel vivo di questa serata con i riconoscimenti, naturalmente chiamando poi qua uno a uno i protagonisti e le protagoniste che abbiamo qui questa sera, perché ci sono anche le giocatrici del Parma Calcio femminile che sono gradite ospiti di questa serata assieme anche ad altri protagonisti dello sport parmigiano da sempre vicini e amici del Parma Club Traversetolo. Ma iniziamo da loro, dai protagonisti del Parma Calcio, il Parma Calcio che è reduce dalla incredibile vittoria, grande vittoria ma incredibile per come maturata di Pordenone, un 4-2 che davvero ha rilanciato proprio dal punto di vista soprattutto del morale il Parma. E comunque iniziamo a chiamare alcuni proprio dei giocatori che sono qui con noi, quattro giocatori crociati questa sera qui con noi. Iniziamo da chi ha difeso la porta crociata lo scorso anno e continua a farla anche quest'anno. L'anno scorso ha sorpreso un po' tutti con le sue qualità, si è meritato la riconferma nonostante la giovanissima età, ed è Christas Zommers, il portiere del Parma della promozione in Serie D, riconfermato quest'anno anche nel impegnativo campionato di Lega Pro. Sono laggiù in fondo i ragazzi, adesso lasciamo naturalmente il tempo per arrivare, a tutti loro viene consegnato un riconoscimento da parte del presidente Paolo Benecchi e altri esponenti del Parma Club Traversetolo che in pratica è presente ormai da 26 anni. Eccolo qua, Christas Zommers, a lui in favore di foto, di riprese per questa, per questo riconoscimento, un ringraziamento per naturalmente essere qua questa sera. Insomma, dicevo prima, una bella vittoria a Pordenone proprio quando tutto insomma sembrava andare male, ci voleva soprattutto, credo, certo per i punti classifici, ma soprattutto per il vostro morale. No, siamo fatto un bel lavoro, ha iniziato poco male, però alla fine un positivo risultato, avanti così. Certo, a cominciare aspettiamo proprio anche da sabato sera nella partita casalinga. E un'altra cosa invece, quest'anno il campionato più importante dopo la Serie D, la Lega Pro, per te che sei comunque anche nelle nazionali del giovanili del tuo paese, e quest'anno dovrai anche essere a volte più impegnato. L'anno scorso sei diventato famoso perché una parata decisiva, magari una sola, ma sempre parate decisive nelle varie partite. Sì, è stato così. Sì, anche è stato il mio under nazionale adesso, tra due settimane fa. Devo andare ancora tra un po', quindi è così. Voglio fare più lavoro in porta, non voglio fare solo una parata, voglio fare molto bene per la mia squadra. Bene, d'accordo, speriamo naturalmente che molto lavoro voglia dire anche molte belle parate e che tu possa far vedere ancora di più le tue qualità che già i parmigiani hanno apprezzato l'anno scorso. Bravo Christas Zommers, grazie naturalmente per le tue prestazioni e anche per la tua presenza qui questa sera. E dopo di lui un altro giocatore riconfermato dalla scorsa annata, un giocatore importante che è più di categoria quest'anno che non l'anno scorso. La Lega Pro è sicuramente una categoria più adatta alle sue
grandi qualità di bomber, e parliamo di Matteo Guazzo, che è rimasto a Parma e nel Parma, eccolo qua. Eccolo qua. Matteo Guazzo, anche per lui, e Paolo Veretti, che dice, e mio idolo, quest'anno alla fine sei rimasto, tra l'altro, insomma, in un attacco stellare, perché questo Parma davvero ha una squadra importante, ma anche un attacco importante, e tu in Lega Pro, insomma, o Serie C, che Dio si voglia, come a volte noi preferiamo chiamarla, te ne intendi, perché una buona parte anche della tua carriera l'hai fatta proprio in Lega Pro. Sì, ma da qualche anno anche io ho giocato in Lega Pro, quindi la conosco molto bene. E sono contento di essere rimasto qui, perché per me era un obiettivo importante, e come sempre detto, spero di dare il mio contributo a questa società, perché è importante e voglio di tornare nel calcio del Borda più presto. Certo, l'anno scorso proprio, insomma, in fondo avevi anche rotto il ghiaccio, è un'annata difficile anche per vari problemi, ma che alla fine, insomma, ti ha portato ad essere anche in sintonia con Parma e con il Parma. A tuo giudizio, così anche vedendo un po' anche le rose, anche alcuni giocatori che sicuramente tu conosci anche meglio di noi di Lega Pro, quali sono le avversarie, Venezia a parte, che ormai tutti, insomma, dicevano fin dall'inizio stagione, ma quali possono essere squadre un po' rompiscatole nella corsa verso la prima posizione o comunque le posizioni importanti della classifica? Per me è un campionato molto equilibrato, perché comunque anche le squadre meno blasonate sono quelle che ti mettono più in difficoltà. Ci sono squadre importanti come la Reggiana, come Padova, Venezia, San Benedetto, sono tutte squadre attrezzate per fare un cambio importante. Noi siamo una grande squadra, abbiamo un grande obiettivo e penso che dai, alla fine ce la giocheremo fino in fondo, faremo di tutto perché Parma, ripeto, deve tornare in alto, e passo dopo passo, e cercheremo di fare risultati, e già da sabato secondo me è stata una grande partita, lo avremo sotto, quindi state bravi e questo dovrebbe partire da questo punto. Grazie allora Matteo Guazzo, in bocca al lupo naturalmente anche per quello che riguarda le sue prestazioni di questa stagione, nuova stagione di Lega Pro con il Parma Calcio. Abbiamo avuto un estremo difensore, ne abbiamo anche un altro, ed è Aliun Fall, che abbiamo qui ospite questa sera. Vediamo dov'è, eccolo là giù in fondo, adesso arriva perché è nel tavolo assieme ai compagni di squadra, e anche per lui. Eccolo qua che sta arrivando, adesso faremo prestissimo, eccolo qua, anche per lui il riconoscimento del Parma Club Traversetolo. E naturalmente un in bocca al lupo, perché insomma si deve sempre far trovare pronto, e speriamo naturalmente che ci sia la possibilità anche per te di far vedere le tue qualità, che peraltro già abbiamo visto e apprezzato. Sì, sta lavorando e speriamo di dare il mano per le squadre. Certo, grazie allora a Leufalle, naturalmente anche lui il giocatore che sarà importante, anche perché Thomas tante volte sarà impegnato anche con la nazionale. L'ultimo dei quattro giocatori crociati questa sera abbiamo qui ospiti, che tra poco libereremo, perché domani c'è un doppio allenamento in vista proprio dell'impegno serale di sabato. Un bomber che è arrivato a Parma quest'anno e che già anche molti tifosi del Parma conoscevano, sono nato proprio per di nome per le sue prestazioni, ed è Emanuele Calaiò, eccolo qua, il giocatore che ha scelto Parma di venire a Parma, e anche per lui quest'anno uno dei nuovi arrivati, uno degli acquisti più importanti della campagna estiva di Minotti. E allora, è una scelta importante la tua di venire a Parma, tra l'altro, insomma, ti sei presentato con una rete decisamente, insomma, da importante e bella, adesso anche, insomma, sabato questa rimonta pesantissima, soprattutto per la carica, credo che vi possa aver dato moralmente. Sì, dai, sono contentissimo di stare in una città, in una piazza importante come Parma. Non è facile rifiutare una piazza del genere. Parma ha fatto la storia, e quindi non ci ho pensato due volte ad accettare.
Sì, la partita di sabato è stata fondamentale perché dopo una sconfitta che brucia ancora con Venezia è stata una risposta importante. Meno male che c'è stata questa vittoria che ci ha fatto subito mentalmente archiviare subito, e quindi sicuramente ci darà lo slancio anche per affrontare la partita di sabato. Bene, e naturalmente in bocca al lupo anche a Calaiopo da tutti i tifosi del Parma che tanto si aspettano da lui e dal Parma, che ci hanno accolto con tanto affetto. 9.000 abbonati è un dato che per la Serie C, come preferisco chiamarla, fa una certa impressione. Assolutamente sì, penso che in Lega Pro, penso che il Parma sia la squadra che ha più abbonati in tutti e tre i gironi, e abbiamo bisogno di tutti, del pubblico, perché è il 12° uomo in campo. E siccome il nostro girone secondo me è piuttosto dei tre, e avremo bisogno anche di loro, soprattutto sabato li aspetteremo in tanti. Bene, d'accordo allora, con grazie Emanuele Calaiò e in bocca al lupo sabato sera 20:30, ricordiamo, al termine appuntamento per la partita casalinga di campionato. Altri ospiti del Parma Calcio a questo punto, con il direttore generale Luca Carra, che è ospite questa sera qui, ha voluto essere a questa festa del Parma Club Traversetolo, che è un po' la festa inaugurale dell'annata dei tifosi del centro di coordinamento di Parma Club. Ricordo l'appuntamento giovedì sera attorno alle 19 per l'inaugurazione della nuova sede del centro di coordinamento del Parma Club, proprio allo stadio Tardini, nella vecchia sede dell'Emporium, nella casetta all'ingresso dello stadio Tardini, che insomma sarà un appuntamento importante. Eccolo qua che arriva dall'altra parte Luca Carra, e quindi ricordiamo anche questo appuntamento che insomma dà una nuova casa ai tifosi del Parma. Ecco qua il ringraziamento del Parma Club Traversetolo. Luca Carra, insomma, avventura iniziata ormai circa 15 mesi fa. La prima parte è andata benissimo perché alla fine si è conquistato il ritorno in un campionato professionistico. Quest'anno insomma è già un'altra musica, ci sono delle difficoltà, ma c'è anche insomma una bella sfida, perché si torna a giocare contro città in stadi importanti, senza nulla togliere all'avversario dello scorso anno, però insomma già questa è una collocazione un po' più consona al palco. Sì, lo sapevamo che il campionato sarebbe stato diverso da quello dell'anno scorso, ce ne siamo accorti quasi subito. Credo che però già da sabato sera la squadra abbia dato una dimostrazione che noi quest'anno ci siamo e l'obiettivo che abbiamo è sempre quello, cioè quello di vincere. Certo, e quindi insomma il Parma è lì, il Parma lotta, è stato costruito per questo, tra l'altro ovviamente anticipazioni si possono fare, ma ancora un posticino in rosa per un over c'è, e quindi lo state cercando, immagino. Sì, è consentito tesserarne 17, ne abbiamo 16, stiamo aspettando, ma non prendere per prendere qualcuno non ha senso. Ci serve capire esattamente che quale tipo di giocatore ci serve e poi ci muoveremo sicuramente. Bene, grazie allora, buon lavoro a Luca Carra anche per tutta l'organizzazione naturalmente che serve alla società Parma Calcio, partita da zero 15 mesi fa, Parma Calcio 1913, e adesso naturalmente l'ho lasciato tra i protagonisti del Parma Calcio maschile da buon ultimo, ma è un nome che non ha bisogno di presentazioni, ed è quello dell'allenatore, di Gigi Apolloni, che è qua questa sera ma è stato tante volte anche qui alle feste del Parma Club Traversetolo, nelle varie sedi, nelle varie annate, protagonista da calciatore, da amico, da ospite in varie occasioni. Adesso è dall'anno scorso il tecnico del Parma Calcio, la società dove è diventato un grande giocatore, partecipando anche ai mondiali statunitensi del 1994. Ecco qua Paolo Benecchi che premia Gigi Apolloni. Allora Gigi, grande lavoro, insomma impegnativo, quest'anno sei partito subito con insomma la rosa, se non al completo, però da metà luglio subito a lavorare, mentre l'anno scorso era stato un po' più problematico la partenza, ci sono stati qualche problema di risultati. Adesso che cosa significa la vittoria di Pordenone? Importantissimi tre punti ovviamente per la casa, ma dal punto di vista del gruppo, del morale, insomma, che cosa vuol dire avere vinto in quel modo? Ma significa che la squadra c'è. È chiaro che i risultati sono sempre bugiardi in alcune situazioni, però
sabato c'è stata veramente una prova di forza da parte della mia squadra, da parte dei ragazzi, la voglia di non mollare, la voglia di vincere anche. Questa è stata, secondo me, un punto importante di partenza che ci dà un'energia incredibile. Il gruppo che hai a disposizione è importante, dice appunto Luca Carra, c'è ancora a disposizione anche un tassello e quindi si vedrà come completarlo. È importante dal punto di vista proprio del gruppo, alcuni, anzi molti sono rimasti anche della scorsa stagione, ma tanti sono arrivati anche nuovi, l'impressione è che però si siano già comunque inseriti bene in questo ambiente, al di là di quelli che sono stati i risultati sul campo, ma il gruppo dà l'impressione di essere bene amalgamato. Sai, quando inizi un'avventura nuova, questo quello dello scorso anno non c'è più, nel senso che sei riusciti a fare delle cose straordinarie, un campionato diverso, una categoria diversa con qualità diversa. Sono arrivati nuovi si stanno inserendo bene, si sono inseriti bene. Hanno capito anche lo spirito della squadra, quello che è stata Parma e il simbolo di Parma, sia per come simbolo di città, ma anche come squadra. La cosa che mette sempre in risalto comunque è il fatto che loro lavorano alla grande. È chiaro che non sempre abbiamo raccolto i risultati, ma questo è un percorso dove stiamo mettendo dei mattoncini, però sono convinto che poi riusciremo a raggiungere l'obiettivo, perché, ripeto, ci sono dei valori troppo importanti, non soltanto a livello di qualità come giocatori, ma soprattutto come uomini. Un'ultima cosa, tra l'altro, guardando, ho dato un'occhiata anche agli ultimi due stagioni di Lega Pro, è molto importante proprio anche il giorno di ritorno. Tante formazioni, magari anche per questioni di preparazione, comunque hanno nel giorno d'andata hanno prestazioni importanti, anche formazioni a sorpresa, però i veri valori emergono a partire dalla seconda metà del campionato, in campionato così difficile, così equilibrato. Quindi è anche comprensibile che, insomma, una corazzata come il Parma stia arrivando pian piano a quello che è, insomma, il suo standard di rendimento. Come ho detto all'inizio, quando si cambia è chiaro che i nuovi innesti devono integrarsi chiaramente con quello che è il gruppo, con quelle che sono le idee dell'allenatore, con quello che è anche il lavoro e la filosofia dell'allenatore, ma del preparatore. Il campionato è lungo, sappiamo che non è che si vince all'inizio ma si vince alla fine. Però abbiamo delle prospettive, delle idee di gioco importanti, ci stiamo arrivando chiaramente gradualmente, sono convinto che alla fine arriviamo, perché ripeto, da lui ci sono. Bene, insomma, è convinto Gigi Apolloni e dobbiamo dargli fiducia, perché davvero, insomma, tutti pensiamo e speriamo che il Parma anche in questa stagione possa raccogliere risultati e soddisfazioni importanti. Grazie a lui naturalmente, e un buon lavoro davvero, anche perché un po' è uno di noi, Gigi Apolloni, questo lo si può dire, anche per il modo in cui è sempre stato legato a Parma e alla sua gente. E adesso chiamo le giocatrici del Parma Calcio Femminile, le chiamo tutte assieme perché sono un gruppo importante che anche quest'anno cercherà di conquistare risultati importanti, l'anno scorso seconde in campionato, quest'anno vedremo se riusciranno a migliorarsi, che vorrebbe dire fare un salto in avanti, ma comunque un gruppo che continua anche con qualche innesto. E allora chiamo Beatrice Lusignani, Samantha Arrigoni, Martina Vallante, Elena Minari e Federica Bandini, che sono qui con noi questa sera, ospiti della serata del Parma Club Traversetolo e esponenti naturalmente del Parma Calcio Femminile. Ecco, vedo che stanno arrivando in mezzo ai tavoli e sono qui questa sera graditissime ospiti. Anche il Parma Calcio Femminile è una realtà voluta, la squadra, dalla nuova società Parma Calcio 1913. Venite qua che così si fa una bella foto di gruppo, che è davvero importante e gradita, e naturalmente, insomma, l'obiettivo anche per loro è di fare bella figura, come peraltro comunque anche nella scorsa stagione, fino al termine in Lizza, insomma, per il traguardo più importante, la promozione, che poi non è arrivata, ma comunque si sono fatte onore davvero. Allora, importante questo gruppo, un applauso per loro, per il Parma Calcio Femminile, e non perdetevi anche le partite di queste ragazze.
E un'altra premiazione, beh, poi dopo torneremo con la musica e più tardi ci sarà anche la tradizionale lotteria, la tradizionale riffa del Parma Club, un amico di Parma, un amico del Parma, un amico di tutti noi, ma un amico importante del Parma Club Traversetolo, praticamente credo più o meno sempre presente alle tantissime feste organizzate in questi 26 anni dal club nato nel 1990, e un grande applauso naturalmente per lui, per Sandro Melli. E anche per lui il eccolo qua, foto diritto anche per Sandro Melli. Mi dà la bottiglia di vino perché dopo viene a casa mia vero. Ecco, hai capito? Ripeti. No, lui mi dà la bottiglia di vino perché dopo viene a casa mia vero. Fa apposta. Sandro, cosa fai adesso? È bello, sentivo prima, insomma, anche nuove esperienze, nuove cose. Quest'anno com'è, insomma, i tuoi impegni? Che cosa hai in programma? Cosa stai facendo? Beh, intanto buonasera a tutti. Cosa sto facendo? Ho cambiato totalmente, diciamo, gestione di vita lavorativa. Ho avuto la fortuna di entrare in un gruppo importante, in un settore che non c'entra niente con il calcio, con lo sport. E di conseguenza poi lavoro anche come direttore tecnico felino, dunque ho la giornata direi abbastanza piena, si inizia alle 8, si finisce alle 8 di sera. Ho avuto la fortuna di trovare delle persone che mi hanno dato sicuramente la possibilità di crescere in un mondo che non quello del felino, che è logicamente calcistico, ma in quello, diciamo, del settore che è l'acciaio, del ferro, dell'alluminio, che conosco pochissimo, ma che mi ha dato una grossa possibilità, di questo le ringrazio molto. E poi segue il Parma. E naturalmente poi segue il Parma, tra l'altro quest'anno insomma non c'è più Sky a seguire il Parma, i tifosi tanti di fuori città, di fuori Parma, ricordiamo ci sono comunque le dirette delle partite esterne e le differite di quelle interne trasmesse su TV Parma con la telecronaca di Carlo Chiesa, che salutiamo e che è gradito ospite anche lui questa sera qui alla festa del Parma Club Traversetolo. E insomma l'anno scorso ti sei così cimentato come commentatore per Sky, adesso continui a seguirlo insomma da appassionato, da tifoso, anche perché vogliamo ricordarlo, proprio 30 anni fa, perché la stagione sono 31, ma era il maggio dell'86, proprio un ragazzino imberbe, ancora non maggiorenne, segnava un gol pesantissimo in un derby con la Reggiana che valeva il ritorno in Serie B, e dopo di allora il Parma fino all'anno scorso non era mai più stato al di sotto del campionato cadetto. Sono passati tanti anni, sono sicuramente sempre dei bei ricordi che fanno parte un po' del mio bagaglio e della mia vita, dunque mi fa piacere essere stato protagonista insieme a Gigi che è qua con noi e ad altre persone di una storia che Parma ha portato avanti per